Il 45esimo congresso nazionale della SIFO è alle battute finali, si tratta di un'edizione di grande successo per l'affluenza e per le tematiche che sono state trattate. Noi ne parliamo col dottor Ugo Trama, presidente del congresso. Dottor Trama, il congresso è alle battute finali, siete soddisfatti di questa edizione che appunto si svolge qui a Napoli? Sì, molto soddisfatti, 3.300 come affluenza di ospiti, forse il congresso che ha avuto il maggior numero di partecipanti della storia della SIFO. Gli argomenti sicuramente sono stati trainanti, si parla di innovazione, ricerca, sostenibilità, intelligenza artificiale, umanizzazione delle cure, ma anche un tema molto sociale come quello che è la sostenibilità ambientale, temi che interessano il farmacista, un farmacista sempre più dentro i processi assistenziali, non solo esperto del farmaco e dei dispositivi medici. Allora, vediamoli rapidamente uno per uno i temi che lei ha toccato. Cominciamo con il macro tema innovazione, ricerca, ma anche sostenibilità. Come fare a conciliare le cose? Beh, il tema della sostenibilità economica e della sostenibilità anche professionale, oserei dire, è sentito in questo momento storico nel Paese. Nell'ambito della farmaceutica, dei dispositivi e delle tecnologie, invece c'è molto investimento, ci sta molta ricerca e c'è molta innovazione. Questo ha un costo che non so fino a quando il Paese riuscirà a sostenere. Quindi solo attraverso la centralità dei percorsi, attraverso anche mettere in campo dei percorsi assistenziali che rendono tutto attuabile, forse riusciamo a garantire questo agli assistiti. Un altro tema che è stato molto discusso e particolarmente interessante è il ruolo dell'intelligenza artificiale. Come potrà aiutare tutto il sistema del farmaco? Beh, l'intelligenza artificiale aiuta già dalla ricerca, perché attraverso algoritmi strutturati viene più facilmente agevolata la ricerca scientifica, riesce a dare dati epidemiologici strutturati che permettono anche a programmare la sanità in maniera più appropriata. Le tecnologie, l'intelligenza artificiale è quel valore aggiunto che possono aiutare il professionista sanitario non solo a fare attività sanitaria reale, ma anche a fare una buona programmazione sanitaria. Sostenibilità ambientale, non mi sarei aspettato questo tema al congresso della SIFO, invece ne avete parlato molto, perché? No, è un tema che viene sentito molto perché purtroppo viviamo anche come operatori civici del nostro servizio pubblico e la nostra vita comune, ma le aziende farmaceutiche, le aziende sanitarie stanno anche facendo grandi investimenti per garantire la sostenibilità ambientale, quindi è qualcosa che è doveroso da parlare, perché si deve parlare anche come persone che vivono il nostro mondo civile. Umanizzazione delle cure, cosa vuol dire? Umanizzazione delle cure è un tema che i farmacisti seguono da tempo, è qualcosa che fa parte della nostra pratica clinica, che quando parliamo di umanizzazione delle cure vuol dire la comunicazione corretta agli assistiti caregiver, vuol dire anche personalizzare le cure per i nostri assistiti, vuol dire anche garantire, secondo me, qualche attività aggiuntiva come l'aderenza alle terapie farmacologiche, la comunicazione in questo caso di un professionista formato come il farmacista e quel valore aggiunto. Quando un paziente assume cure farmacologiche, molte volte per lo stato anche mentale, no? la condizione in cui vive, non sempre riesce a metabolizzare bene quelle che sono le notizie sul suo stato di salute e sulle terapie che deve assumere. Allora in questo caso il farmacista può essere quel valore aggiunto che per dare un contributo alla migliore, diciamo, anche efficacia di quello che viene messo in campo come terapie, ma anche come persona vicino all'assistito. Anche perché magari il paziente non ha quella soggezione che alle volte invece ha di fronte allo specialista, al clinico che lo sta curando, col farmacista si trova più a suo agio probabilmente. Sì, diciamo che uno dei ruoli fondamentali del farmacista ospedaliero e dei servizi territoriali non è solo, diciamo, la cura intramuraria all'interno delle strutture ospedaliere, ma voi sapete che in dimissione il paziente, il caregiver passa per la farmacia ospedaliera per ricevere le cure farmacologiche da continuare poi anche a domicilio. Allora in quel caso, come ha detto lei, ci sta un contatto diretto con l'assistito che può essere frastornato, può essere, diciamo, confuso, e allora ricevere il consiglio del farmacista
che gli dà quel, diciamo, anche come collettore per altre cure farmacologiche, integratori che il paziente assume, può essere quel valore aggiunto che può dare anche la migliore aderenza alle terapie una volta poi domiciliato. Senti, ultimo punto, ma penso sia molto importante, PNRR, lo stiamo sfruttando anche nel sistema farmaco? Sì, diciamo il PNRR sta nella piena attuazione, stanno nascendo le case di comunità, gli ospedali di comunità, le COT che sono il vero nodo aggregatore dell'assistenza sul territorio, e un punto fondamentale lo assumono anche le farmacie pubbliche, perché sono un di cui importante per quelle che saranno le cure presso le case di comunità, ma anche il ruolo che il farmacista ha, ospedaliero, e delle ASL, rispetto anche al rapporto con le farmacie di prossimità, ovvero quelle che troviamo sul territorio, che sono un altro valore aggiunto del ruolo del farmacista, che veicolato dal servizio pubblico riesce a dare un maggiore contributo agli assistiti sul territorio e quindi garantire al meglio le cure di prossimità. Bene, grazie di quello che ci ha raccontato e complimenti a lei e a tutto il team che ha lavorato sul congresso. Grazie, sono molto contenti di quello che abbiamo messo in campo.